sono serio. Si chiama insufficienza venosa cronica cerebrospinale, la patologia che impedisce un normale flusso di sangue dal cervello al cuore e favorisce la sclerosi multipla. Un intervento di angioplastica potrebbe regalare una speranza ai tanti, quasi 6.000 solo in Sicilia, che soffrono di sclerosi multipla. L'associazione senza fine di lucro AIC esiste per sostenere la ricerca, ma anche per assicurare informazione ai malati e ai loro familiari. Non a caso oggi la Ollus ha tenuto in un albergo di Acireale il secondo incontro annuale medici-pazienti, come spiega Matteo Scibiria, presidente dell'associazione. Abbiamo messo assieme neurologi, vascolari e pazienti. C'è un muro in questo momento fra di loro e questo muro in qualche modo dobbiamo scalfirlo. La nostra attività ha permesso che a Catania si creasse un polo avanzato per la terapia SSVI, l'unico centro in Sicilia ed è anche uno dei pochi centri in Italia a questo livello.